Dal prossimo fine settimana, i locali all'interno del mercato coperto di Piazza Michele Muzzi a Pescara potranno restare aperti nel weekend sino alle 2.30 di notte. È quanto afferma l'assessore comunale al commercio, Giacomo Cuzzi, il quale ha sottolineato che la giunta comunale ha approvato con un'apposita delibera il prolungamento dell'orario di apertura solo nel fine settimana. Ma sicuramente abbiamo risposto a delle esigenze commerciali per quanto riguarda l'orario di apertura, anche con l'avvio della stagione primaverile e successiva. Successivamente estiva delle attività all'interno della galleria food del mercato di Piazza Muzzi, quindi estendendo l'orario di un'ora nel fine settimana. Nella giornata di domenica, aggiunto ancora l'assessore, resterà l'obbligo di chiusura entro 1.30. Cuzzi ha inoltre annunciato che è stato avviato un bando di gara per assegnare locali ancora liberi all'interno del mercato coperto situati nella galleria e al primo piano. Quindi abbiamo dato mandato al dirigente e agli uffici competenti di avviare i bandi di gara per l'assegnazione nel tempo più rapido possibile, appunto per rendere ancora più efficiente l'esperienza mercatale che abbiamo avviato in questi anni. Preoccupazione è stata espressa infine dai cittadini residenti nella zona tramite il portavoce dell'associazione Tranquillamente Battisti, Federico Di Filippo. Si teme infatti un ulteriore peggioramento della vivibilità nelle ore notturne. Anziché anticipare la chiusura per consentire alle famiglie di poter riposare, è stato detto, si consente di prolungare l'orario di apertura contravvenendo alle promesse fatte nei mesi scorsi. È chiaro che bisogna trovare sempre un equilibrio tra le esigenze, le istanze commerciali e lavorative che hanno portato buoni risultati per la città di Pescara, che si attesta come terza città per apertura e resistenza sul mercato degli esercizi commerciali, e per questa zona nuova di movida, di intrattenimento e di attrattività, e le esigenze dei residenti che chiedono riposo, e sicuramente in questi anni abbiamo cercato di contemperare nel migliore dei modi queste istanze e lo continueremo a fare.